Ciao a tutti amici, benvenuti e bentornati in Lumberjack Dynasty. Come al solito io sono Amorshida e benvenuto in questo nuovissimo video. Amici, mi raccomando, supportate questa serie con un bel mi piace e questo canale ovviamente con un bel mi piace, commento e una condivisione. Iscrivetevi al canale se ti è iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram. Tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie. Siamo in game all'ultima puntata, per ora l'ultima puntata. Adesso vi spiegherò la mia decisione. Prima di tutto andiamo a vedere un attimo il bagno. Voglio rifare il bagno. Qua serve una doccia, via, il cesso, il lavabo, sto coso, non so che cosa sia, forse lo scaldabagno, credo. Ok, via tutta sta roba qua, via tutta sta roba qua, tutta. Dobbiamo andare a comprare un po' di cosucce. Andiamo assolutissimamente qua. Come potete ben vedere, ho riparato tutto quello che c'è qua. Ma in questa puntata qua andremo anche un po' a colorare. Prima di tutto andiamo da questa parte qua. Esattamente qua bisognerebbe raccogliere le mele, bisogna tosare le pecore. Cioè un bel po' un casino di roba da fare come sempre. Ci sarebbe anche da riparare questo, ma perché vi dico in questa ultima puntata? Semplicemente perché... qua tutto a zero, sì, perfetto, ok. Perché? Perché ho deciso di lasciare spazio ad altre serie che arriveranno sul canale e nel mentre attendiamo l'aggiornamento. Nell'aggiornamento poi che arriverà di questo gioco qua, una delle cose sicuramente che poi faremo sarà quella, intanto se le assi sono buggate come sempre, sarà quella di continuare a verniciare e a sistemare. Dobbiamo sistemare ancora tutta la segheria qua, poi verniciare tutto il resto, quindi ci sarà da fare. In realtà verniceremo anche in questa puntata qua, ma essendo che ho pensato fra me e me, cosa facciamo? Continuiamo a verniciare e basta nelle prossime puntate, perché sarebbe quello poi le uniche cose che abbiamo da fare. Quindi rimarrebbe una roba, diciamo, che non mi piace portare puntate solo così riempitive, allungare il brodo, si dice in questi casi, per nulla. Quindi lasciamoci alle spalle la serie qua per ora, in attesa dell'aggiornamento, anche perché abbiamo fatto praticamente tutto. Ora, perché sto prendendo le assi qua? Per portarle alla fabbrica dei mobili e finire anche il processo che ci ha visti dal piantare gli alberi di querce, quindi germogli, a poi andare a tirarli su utilizzando il macchinario quello nuovo, a poi buttarli nel fiume, a poi per creare le assi, a poi portarli appunto come adesso alla fabbrica dei mobili. Prima di tutto vado a potenziare qua assolutissimamente, vai, potenziamo qua. Questo mezzo faceva 60 all'ora, ho fatto questa strada qua 200.000 volte per vendere praticamente le assi di legno. E quindi adesso vediamo quanto fa, arriva quasi a 100 all'ora adesso. Cavolo, aver avuto quella velocità prima sarebbe stato il top. Avrei messo, non dico la metà del tempo, ma quasi. Quindi molto importante anche potenziare i mezzi. Quando avete questo mezzo qua, il mio consiglio all'inizio, potenziate a bestia, potenziatelo. Comunque fa quasi 100, non proprio 100, ma comunque risparmiate un bel po', anche perché tutte le volte andare qua a vendere, tornare indietro, mamma mia, quante volte questa strada. Ora, andiamo qua, portiamo sta roba qua e nel mentre lui inizia alla costruzione dei mobili, noi andiamo a comprare quelli del cesso nel bagno. Molto bene, così andiamo avanti in quello, poi andiamo a comprarci anche le vernici, insomma c'è un po' da roba da fare. Allora, via queste qua, via queste, anche questo e anche questo. Vai, facciamo il giro di là, iniziamo la produzione dei mobili e via. Ed è per quello sostanzialmente, come vi ho detto prima, che mi pare assurdo continuare questa serie verniciando e basta. La continueremo appena uscirà l'aggiornamento, sperando che esca, quindi bene così, io farei proprio questa cosa qua. Allora, andiamo a fare, direi, perché non facciamo qualcosa di più bello? Io farei questo, armadio da ingresso, perché non facciamo questo?
Abbiamo un bel po' di abete rosso anche, oltre che alla quercia, quindi ordiniamo la produzione di questo, attendiamola, nel mentre via. Anche qua la produzione, abbiamo già speso parole sul fatto che non mi piace proprio come è fatta, nel senso che sarebbe stato meglio creare una coda di produzione, quindi digli magari di questo mobile fammene, che ne so, quante asse hai? 600, ne puoi fare massimo 40, ok, producimene 30 di questo, poi voglio fare 10 comodini, ci sto dentro con le asse, sì, ok, poi adesso fammi usare al posto delle asse di pino, le asse di querce, fammi 90 di questi mobili, 20 di quest'altro, lasciavi la coda e lui man mano la faceva. Sarebbe stato molto più bello di questo sistema qua, magari lo miglioreranno, io ci spero sinceramente. Ora andiamo da questa parte qua, qua ovviamente al negozio di mobili, e al negozio di mobili dobbiamo prendere appunto i mobili per il bagno, perché volevo fare anche il bagno in questa ultima puntata, che cavolo. Per ora là non vanno in bagno nessuno in camera, però andiamo a vedere qua. Allora, bagno, eccoci qua, abbiamo le cose del bagno, abbiamo questo lavabo qua, qua non c'è niente, in realtà mi sembra che ci sia solo questo per il bagno. Mamma mia, è proprio scarso. Questo qua non costa niente, questo bagno qua. Ma il cesso vero e proprio posso comprarlo oppure no? Non mi fa comprare il cesso. Non posso usare il cesso! Ma perché? Vabbè, allora, iniziamo una cosa alla volta. Prendiamo il lavabo 346, questo è più bello, via. Prendiamo questo qua. Almeno il lavabo ce l'abbiamo. Poi, questo è l'armadio da ingresso, questo è non ci fa comprare il bagno. Ma perché? Ma perché? Ci metto la libreria nel cesso, perché non mi fai comprare? Vedete? Cioè, non ci fa comprare il cesso, non possiamo finire di fare il bagno. Maledetto! Avete visto? Ma perché? Devo fare un giro di qua, va. Ma neanche lo scaldabagno, cioè, non c'è una mazza. Cosa ci metto? La vasca? Manco la vasca, manco la doccia ci fa comprare. Ma dai, vedete che manca proprio. Guardate questa vasca qua, perché non ce la fa comprare? Perché? Perché? Ma che cavolo. Ma veramente non ce la fa comprare? Solo il lavabo ci fa comprare. Cosa compro? 20 lavabi, uno di fianco all'altro. Ah, che tristezza. Che tristezza. Dobbiamo provare quasi quasi a farcelo noi a questo punto, penso. Guarda, non penso che ce lo faccia fare. Sti cavoli. Ma ascolta, ma non posso comprare il bagno, buon uomo. Ma maledetto te. Ma sei un maledetto. Allora, andiamo da questa parte qua. Riprendiamo altre assi e portiamole lì. Nel mentre piazziamo l'unico pezzo del bagno che ci ha fatto comprare quel maledetto. Ma io non ci voglio credere. Non ci fa comprare il cesso. Ma uno adesso cosa fa? Dove mando il piccolo lì, Tony, lì, come cavolo si chiama, è nostra moglie. Dovrò mandarla a casa dello zietto. Dovrò mandarla a casa dello zietto al cesso. Comunque qua, come vi dicevo, ho riparato tutto. Non c'è più nient'altro da riparare qua. Ci sarebbe da continuare a verniciare. Ah, in questa puntata verniceremo anche qualcosina, in questa ultima puntata. Allora. Che cavolo metto giù? Cioè solo questo, il lavabo, posiziona il lavabo. Allora, il lavabo lo possiamo posizionare eventualmente anche qua. E secondo me ci sta alla perfezione, eccolo qua. Il problema è che non c'è più il cesso. Adesso proveremo ad andarlo a comprare. La cucina è venuta spettacolare. Bisognerebbe verniciarla, ma stesso discorso di prima, lo faremo quando verrà aggiornato il gioco e quando potrò comprare un cesso a questo punto, perché manco il cesso posso comprare. Oh, maledetto cavolo. Allora, torniamo là, lasciamo giù le assi anche qua, vediamo cosa ha prodotto e vediamo se possiamo costruire magari il bagno noi, perché noi possiamo costruire anche le singole cose. Poi non so se possiamo usarle per casa, questo è un altro discorso. Però vediamo un attimo cosa si può fare. Questo gioco regala emozioni fino anche all'ultima fottutissima puntata, per ora. Vi ricordo, per ora.
Che cavolo, manco il cesso. Cioè, uno manco il cesso può farsi sto gioco. Che cavolo, cosa ci voleva farmi comprare il cesso e la vasca? Dice, non me la fa comprare qua. Sta già producendo molto bene. Allora, buttiamo questi qua. Proprio li buttiamo, li iettiamo via. Via, altre. E ne avevamo anche molte altre. Ne possiamo fare anche molte altre. Quindi, amici, qua. Mica siamo solo a questi. Però il cesso come fai a farlo? È impossibile fare un cesso. E il cesso ha bisogno di ceramica, quantomeno. Cioè. Allora, vediamo un attimo. Allora, infatti è letti, sedie, tavoli, armadi, credenze, scaffali, cucina. Quindi il cesso è ufficiale. Non possiamo comprarlo, almeno io non riesco. Non so voi, però io non ce la faccio a comprare il cesso. Non c'è proprio. Allora andiamo a fare, direi adesso, magari questo con la quercia. Ferma la produzione. No, per fare questo con la quercia, ordina la produzione. E visto che abbiamo già questi, li iniziamo ad andare a vendere e ricontrolliamo se magari, anzi, esco e rientro dal gioco e vediamo se magari si è sbuggato. Il cesso, che magari è solo un bug temporaneo, visto che in questo gioco, come sapete, i bug sono all'ordine del giorno, ma ci piace anche così, ovviamente, questo gioco. Se non è buggato, non ci piace. Allora, andiamo a mettere questi, andiamo a mettere questi, poi parliamo delle nuove serie da portare sul canale, perché siamo praticamente a inizio novembre, quindi come da pronostico, diciamo così, che avevo fatto, andiamo a rivoltare su nuove serie sul canale, nuove serie succulente, tante serie, mi raccomando. Sarà da ridere, da aver paura, attenzione, da piangere anche. Ci sarà di tutto, ci sarà anche da portare serie che non porto da tempo, Quindi attenzione, perché molti giochi che non porto da tempo sono stati aggiornati e necessitano di una nuovissima serie. Quindi attenzione, allora via questo. Vediamo quanto facciamo con tutti questi mobili. Faremo un bel po' di soldi, sicuramente, anche perché devo comprare le vernici. Quindi via. Guardate quanti soldi, guardate, guardate, soldi che arrivano. Più di 38.000. Dunque, ho appena ricaricato la partita. Ma perché è dentro lì? Ah, adesso è uscito. Allora, ho appena ricaricato la partita per vedere se si sbuggava qualcosa, ma. Come vedete, il cesso, anche il più scadente, quello della stazione, non si carica. Manco una turca, non possiamo prendere niente. Niente. Ed è un peccato. È veramente un peccato. Cioè, neanche la vasca, la doccia. Parte il frigorifero, vedete che gli altri non si potevano comprare. Un po' brutto, è un po' brutta sta situazione. Non. Perché non le hanno messi? Sì, ok, il gioco deve essere ancora, tra virgolette, aggiornato, però cavolo, almeno fammelo comprare. Cioè, almeno un cesso, un modello di cesso e un modello di. Fammeli comprare, no? Allora, intanto mi compro una culla, anche. Sai mai che poi, quando riprendiamo il gioco, essendo che po si possono avere due figli, sai mai che. Due figli. Potrebbero fare comodo, nel senso un'altra culla nuova invece di quel cadavere di culla che abbiamo, sempre se si può togliere, attenzione. So mica se si può togliere, attenzione. Torniamo a casa però, torniamo fottutamente a casa e andiamo a vedere qua a casa se possiamo fare qualcosina. Andiamo qua e lasciamo qua il mezzo qua. Mamma mia, devo potenziarlo anche sui freni, altrimenti qua è un bordello. Allora, qua tifone lo nutriamo. Qua chiamo la salsiccia Oscar. Andiamo qua. Olè, olè, olè. Andiamo qua, perché molte cose non si possono togliere. La vecchia culla sì, adesso fa rimuovere anche questo. Che prima non faceva rimuovere, maledetto. Prima non lo facevi rimuovere, maledetto. Io non vorrei che ci sia un baghettino da qualche parte. Allora, vabbè, la culla la mettiamo ad angolo stavolta. Ad angolo la mettiamo. Qua. Che bella, ad angolo molto bella. E qua. Ok,
prossimamente sistemeremo come il bagno, come anche qua e come anche qua. Bella prosta camera, lunga, ma bella. Guardate che bella. Peccato che non ha la porta qua sul terrazzo. Questa è più un buco, però quella è molto bella. Molto molto bella. Ora andiamo a comprare le vernici. Andiamo a comprare le vernici, ma prima di tutto qua dobbiamo andare a verificare che colore abbiamo. Abbiamo giallo, bianco, che comunque ci serve, verde e giallo. Quindi ci servirebbe un po' di altri colori, perché abbiamo detto che verniciamo un po' colorato tutta questa parte qua dei giochi, questo qua, che è quello che vorrei fare in questa ultima puntata, giusto per dargli un attimo un tocco diverso. Comunque fai prima ad arrivare da qualsiasi parte questo coso, fa quasi 100 all'ora, ci mette quasi la metà del tempo. Perché prima facciamo 60, quindi quasi la metà, quasi la metà. È anche difficile frenare, bisognerà potenziare i freni. Che cavolo. Vai. Allora, andiamo qua e a questo punto io direi di comprare. Allora, compriamo il rosso e va bene. Poi compriamo ancora bianco e va bene. E compriamone un po'. Compriamo un altro di rosso, sicuramente. Poi io comprerei un arancione, perché no? Comprerei un blu, perché no? E comprerei anche... Prendiamo un violetto così, dai, perché no? Qua ci sono, ad esempio, il nuovo tetto di ceramica. Oppure lo abbiamo in bituminoso o... Compra lastra di metallo per il tetto. Compriamone una. Male non fa. Abbiamo il pieno qua. Allora, sicuramente questa la voglio caricare. Poi, sicuramente anche questo voglio caricare. Anche il blu voglio caricare. Io vorrei caricare anche... Vediamo un po'. Carichiamo questo e carichiamo uno di questi. Là, perfetto, vai. Anzi, ce ne starebbe un altro, quindi riempiamoci proprio a go-go. Anzi, facciamo una cosa. Sto che... Via, dai, fammi scendere, cavolo. A volte non ci fa scendere, ma che cavolo. Compriamo anche questo, via. Oh, là. Per fare la prova anche del tetto. Questa ultima puntata voglio sbizzarrirmi con le prove anche, vai. Andiamo con questo qua, facciamo anche la prova del fottutissimo tetto. Mamma mia, pieno di roba. Abbiamo il mezzo pieno. Adesso capiremo un attimo. Tanto in men che non si dica, torniamo anche a casa. Eccoci qua a casa, stando attenti a non ribaltarci. Mamma mia, devo anche tosare le pecore, devo fare un sacco di roba. Mamma mia, un sacco di lavoro, veramente un sacco di lavoro. Allora, lasciamo giù un attimo qua e scendiamo. Allora, prima di tutto voglio provare il tetto. Prima queste, che sostanzialmente mi mette qua. Posso usarlo per il tetto, però dovrei salire sul tetto. Ok, Amon. Come fai se no? Almeno una di queste. Scusa, Tony, ti puoi spostare un attimo dai marroni? Fa anche rima. Tony, ti sposti dai marroni? Molto bene, allora tetto, possiamo metterlo, mamma mia, vai, mamma mia, mettiamo anche il tetto, mamma mia, qua esce bene sto tetto qua così secondo me, ah sì, andiamo a dargli un'occhiata, ah sì, molto bello, però scusate, sotto qua non si può verniciare, mi rimane sempre di sto colore di cesso qua. Proviamo. Allora, prendiamo il... Dovrei avere del bianco, sì. Proviamo a capire se si può verniciare sotto. Sì che si può verniciare sotto. Se non si può verniciare sotto, sembra stranissimo. Oh, là, così. Ce ne deve essere qualcun altro, sì. Bello bianco. Ah, è finito il bianco. Cavoli, spero di averlo preso, che ce ne abbiamo un altro. Non c'ho voglia di tornare. Sì, ce n'è un altro. Ce n'è un altro di bianco, pochi pezzi ma ci sono. Almeno finiamo anche questo perché che cavolo, non è che lasciamo i lavori a metà così. Beh,
Sì, li abbiamo lasciati in realtà a metà perché vi ho detto, però almeno. Oh, là! Andiamo a vedere col tetto. Mamma mia, che bello! Mamma mia! Bellissimo! Bellissimo! Ora si può togliere anche sto cadavere qua, se riesco. Molto bene. Vai qua. Mamma mia, il tetto funziona. Il tetto funziona. Proviamo l'altro. L'altro, questo qua, lo vorrei mettere sulla casa qua. Sono delle tegole normali alla fine, nulla di che. Però mica la casa la facciamo con le tegole queste. Sì, il problema è come cavolo faccio a salire sul tetto lì. Devo saltare in qualche modo. Ah, di qua forse riesco. Di qua forse riesco. Vediamo. Se no salto dalla torre che abbiamo fatto nelle scorse puntate. Ah, vabbè, a parte gli scherzi, si può mettere tranquillamente il tetto. Perché mi dice che è riparata allora le cose se in realtà non lo è? È un altro bug! Vamone, è un altro bug del gioco, no? Oh, però almeno ho messo il tetto, wow! Che bello, col tetto poi cambia totalmente figura la casa. E il tetto comunque vedete che è color mattone, però color mattone è una variante del rosso, diciamo così. Quindi dà quell'idea. Comunque di rosso per far proseguire un attimo il colore della casa. Quindi molto bene, molto 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 bene, molto bene, molto bene. Il camino non dobbiamo toccarlo. Il cesso non ce l'abbiamo più. Sapevo, non lo toglievo. Già, mannaggia, venditore che non ti vende il cesso. Uno come fa senza cesso a casa? Devo andare dallo zietto Tirchio, quel maledetto. Tirchio, ci ha venduto la casa col cesso rotto. Poi io voglio cambiarlo. Il cesso, il che sono il sindaco, perché sono il sindaco adesso. Il cesso non viene venduto. Andiamo giù a dare un'occhiata. Oh sì. Oh sì, che bello. Guardate che bella. La casa col tetto. E vedete che si sposa perfettamente con i colori. Andiamo avanti, non abbiamo finito. Allora, qua abbiamo bianco. Direi di prendere questo. Assolutissimamente questo e andare a colorare questo. Allora, il parco giochi lo facciamo un attimo colorato un po' di questi colorini qui. Guardate che bello, fantastico. Questo rosso dopo gli cambiamo colore, questo qua lo facciamo dello stesso colore anche questo. Creiamo un po' un pattern diverso. Ok. E possiamo anche fare questo qua così. Ah, questo qua già che non ce lo faceva colorare tutto purtroppo, cioè tutto a pezzi purtroppo. Dai, coloriamo di viola anche questo. Chi se ne frega? Ma sì, crepi l'avarizia. Viola, viola, giallo con però sellini viola. Giallo con sellini viola che sta bene. Viola, viola, questo qua rosso, questa qua non di viola. Vediamo dove possiamo usare il viola ancora. Mamma mia, per la panca qua. Per la panca qua. Un po' di viola anche qua. Che male non fa. È giusto per dare un po' un tono di colore. Se no è tutto color unito, stessi colori. Qua non abbiamo colorato di verde le. Che cavolo, ci siamo proprio dimenticati. Nessuno di voi nei commenti si è ricordato. Ah, manca un pezzo. Niente. Non vi siete proprio ricordati. Complimenti anche a voi. Mi raccomando, vi devo fare la ramanzina, vi siete dimenticati anche di quello. Verde però ce l'abbiamo, non in grande quantità, però possiamo dare un tocco di verde qua. Guarda, quello che va subito, da appena verniciato, rovina già la vernice. Bravo Fido lì, come cavolo ti chiami, il cagnolino lì. Bravo, complimenti. Complimenti, complimenti. Ora dovrebbe, spero, bastare. Cosa mi guardi, cosa? Guarda lì. Mamma mia, appena verniciato, sei già andato lì a rovinarlo. Ah, che cavolo, anche questa ultima puntata devi far casino. Guarda che ti porto dallo zietto, guarda che ti stai attento che ti porto dallo zietto. Poi son cavoli, poi son cavoli. Le mucche, guardate gli alberi pieni di mele anche. Lo sfondo, guardate che bello. Guardate che bello. E anche questo, là. Perfetto. E anche, vedete che stiamo andando avanti. Devo dire che la panca viola non sta male. Ora qua abbiamo anche il blu. Prendiamo un po' di blu. Vediamo
Vediamo un po'. Qua possiamo dargli un tocco di blu a qualcosa. Sì, a questo tipo. A questo gli diamo un tocco di blu. Un bel blu acceso, eh. Però ci può stare. Ci può stare il blu acceso. E a questo punto io farei anche la panca blu. A questo punto farei anche la panca blu. Vai. Una bella panca blu. E anche questo. Mancava. Si riesce a fare blu e rosso per dare giusto una variante, diciamo così. Poi quando riprenderemo il gioco che sarà aggiornato, ci starebbe dentro. Guardate che bello! Cioè, il parchetto è diventato bellissimo. Guardate che bei colori. Ora, magari qualche colore chiaro stava comunque bene lo stesso, però chi se ne frega. E io il pozzo lo faccio blu. Alla panca? Ah, ok. Cambiamo, ho detto. Cavolo. Questo lo cambio, facciamo un altro colore. Questo via. Bella colorata. Ok, il secchio lo facciamo giallo. O giallo il secchio. Poi. Guardate che bello. Guardate che bello. Voglio dargli un po' di colori diversi perché tenere sempre bianco e rosso così va bene per gli edifici, ma per le altre cose no. Per le altre cose voglio dare dei tocchi di colore così qua e là. Allora, poi prendiamo questo rosso qua e andiamo a dare un tocco di colore sicuramente qua. Vai. Vai. Vai anche lì, vai anche lì, vai anche lì, bravo. Vai anche qua. Ok, molto bene. Il tavolo lo facciamo colorato. E a questo punto userei il pattern giallo viola. In questo caso qua. Con sedia gialla. Assolutissimamente, visto che siamo vicini a un altro viola lì. Quindi sedia gialla. Così è permesso. E qua mettiamo un po' di giallo qua, che male non fa, e poi ci mettiamo il viola a completare là, che male non fa. Colore un po' così, giusto per buttare giù un po' di colore. Beh, cambia già fisionomia, eh. Tutto. Olè, fai il tavolo. Là, perfetto, guardate qua. Ho colorato diverso. Poi sicuramente quando sarà colorato tutto sarà molto diverso il tutto. Però nel mentre, allora qua mettiamo così e così. Poi prendiamo ancora un po' di giallo. Ok, facciamo questa volta una panca viola e una gialla. Vai, vai e vai. E vai anche qua. E questa qua in teoria dovrebbe uscire bianca come quella. Quindi quella parte là io la farei rossa. E che cavolo, non... dato contro il cancello, la farei rossa questa parte qua. Questa. Via. Vai anche qua. Vai anche qua. Vai anche qua. Olè. Guardate qua. Bellissimo. Bellissimo, devo dire. Bellissimo. Ovviamente manca da colorare tutte quelle cose lì, ma lo sappiamo e sicuramente lo faremo. Appena uscirà l'aggiornamento, riprenderemo qua. Tanti lavori da fare ancora, come sapete, ma con l'aggiornamento avremo probabilmente le nuove missioni. Ora siamo il sindaco, succederà qualcosa. Dobbiamo far ripartire il turismo. Io spero che facciano un aggiornamento in brevissimo tempo così da continuare, ma vi dico che per questa puntata e per questa serie per ora è tutto. Ci vediamo al prossimo fottutissimo video di questa serie appena uscirà l'aggiornamento. Un aggiornamento corposo e non bug fix, non ha senso aggiornamenti corposi. Se non uscirà invece sarà purtroppo l'ultima puntata, ma speriamo che esca. Ci
Per cui da questa casa qua, e salutando lo zio Tirchione, vi dico che è tutto, mi raccomando, supportate questa serie, questo canale che non prende neanche un euro con un bel mi piace, commento e una condivisione, iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa anche la playlist di questa che è stata una fantastica serie, per cui da amore c'è tutto e ci vediamo al prossimo fottuto video, ciao a tutti!